La partita con la terza di un certo livello e abbiamo visto delle buone cose, soprattutto per i primi 60 minuti. Sì, sicuramente abbiamo fatto una buona gara sia sul piano fisico che sul piano del gioco. Soprattutto il primo tempo siamo arrivati anche molte volte alla conclusione, purtroppo non abbiamo trovato il gol, però penso che è un buon inizio, anche perché visti i nomi della squadra del Livorno, è una squadra che di tutto rispetto per la categoria. Non abbiamo mai buttato via un pallone, invece l'abbiamo visto fare spesso al Livorno, quindi un buon indizio. Sì, sicuramente una delle nostre doti, anche soprattutto a centrocampo, è quella di tenere palla, farla girare. Il mister ci stressa, tra virgolette, tutta la settimana per piuttosto, invece che buttare via la palla, fare un passaggio anche a un metro. Quindi è questo che ci ha detto di fare e l'abbiamo fatto oggi con il primo incontro vero. Oltre alla freschezza, cosa è mancato per vedere qualche gol? Ma sicuramente diamo la colpa a quello, magari l'ultimo passaggio siamo stati un po'. Ci è mancato un po' l'ultimo passaggio, quello che magari può mettere in porta l'attaccante. Però abbiamo fatto delle conclusioni dal limite, purtroppo sono finite fuori o alte, però siamo arrivati bene in fondo. Sia in fase quantitativa che qualitativa è sembrato che Romizzi ha dato una marcia in più a Jabari. Potrebbe essere l'anno tuo dopo una stagione disgraziata a causa di quell'infortunio? Sì, se mi richiami fra due minuti che sto sentendo Romizzi. Sì, sicuramente quello che mi chiede il mister è soprattutto fare quantità e lavorare soprattutto con la difesa. Credo di nel primo tempo soprattutto di averlo fatto bene. Per quanto riguarda il mio anno, spero sicuramente di confermare i mesi e i primi mesi di quando sono arrivato l'anno scorso per fare un'annata con tantissime gare senza problemi. Ok, grazie.